sempre più diffuso il tema della violenza di genere. A livello regionale qual è la situazione anche nelle carceri? Sui 7.327 detenuti in Campania, più di 400 hanno questa definizione di violenti e reati sex offender. In provincia di Salerno abbiamo un istituto a Vallo della Lucania, diciamo, proprio con queste tipologie di reato. Se la persona che ha sbagliato, una volta entrato in carcere, nessuno se ne occupa, c'è il rischio che quando torna fuori reitera il reato, vive la recidiva. Questi centri sono importanti per informare, prevenire. Molte volte le persone, io vedo anche qualche donna che ha denunciato il proprio congiunto, ma poi lo viene a trovare in carcere. Quindi sono testimone di un amore tossico che c'è. Allora, in alcuni casi è possibile prevenirli proprio grazie a questi centri, che sono un'antenna della solidarietà e dell'ascolto. In un'epoca in cui parlare è un bisogno, ascoltare è un'arte, ben vengano questi centri. Ci sono delle caratteristiche comuni a queste persone che, insomma, compiono questi reati? Hanno un'idea della possessione di una persona, vivono di apostrofi istinto il gesto bestiale anche quando sono lasciati, e l'altro apostrofo che è comune a loro, vivono di apostrofo istante, vogliono tutto e subito, e quindi non sono in grado di razionalizzare, di vivere le emozioni. Molti di loro hanno qualche sofferenza anche familiare che si portano dietro, però segnali arrivano già dall'innamoramento al fidanzamento al matrimonio. Quindi l'importante è creare una rete di ascolto ma anche di intervento. Il silenzio e l'indifferenza sono due peccati mortali, però c'è una società che è troppo carcerocentrica, basta un avviso di garanzia. A Vallo della Lucania io ho seguito un detenuto che è stato condannato ingiustamente per 1 anno e 3 mesi per reato sessuale, poi sono uscite le prove che era innocente. Voglio dire, attenzione ad essere o apocalittici o integrati, tutte e due le cose sono negative. In questo senso l'omertà, il silenzio, l'indifferenza, insieme al populismo mediatico su questi temi. Io sono per uno Stato democratico, preferisco sapere che c'è un colpevole fuori piuttosto che un innocente dentro.